Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo alla Gurna di Caronte per segnalarvi un fatto, diciamo, molto strano. Ovvero, giusto ieri sono stati messi dei volantini di un'escursione che ci sarebbe stata da qua a breve, non solo, però adesso ne parleremo con Luigi Serafino Gallo, che è il presidente dell'Associazione Santi 40 Martiri, al quale chiederemo spiegazioni. Non è la prima volta che, diciamo, viene fatto un atto simile di vandalismo gratuito, inutile soprattutto, quando invece un territorio andrebbe promosso, valorizzato, specie questo che è bellissimo, è gratuito come la Gurna qui a Caronte, e ci sono tanti altri posti molto molto belli da vedere. Chiediamo a Luigi come mai e soprattutto contezza dei fatti che sono da poco accaduti. Allora, innanzitutto un saluto a tutti quanti, grazie a Riccardo, insomma, di essere intervenuto, insomma, in merito a questa segnalazione, sicuramente che hai visto anche girare sui social. Nulla, il fatto è quello che dicevi tu, noi già qualche tempo fa avevamo messo qua alle nostre spalle, dove si trovano questi pannelli in legno, dei volantini e dei poster riguardanti la storia del luogo e quello che, insomma, c'è nell'area di Caronte. Nello specifico si parlava dell'area termale, quindi dello stabilimento termale, di quello che è quest'acqua, i benefici di quest'acqua, e poi delle varie attrattive storiche e naturalistiche che ci sono nella zona. L'anno scorso, esattamente quando è stata la prima volta che abbiamo messo questi cartelli, proprio l'indomani della loro affissione, il giorno dopo siamo venuti qua giusto per vedere un po' qualche turista, qualche cosa, perché poi, insomma, uno viene anche per informarsi, per scambiare chiacchiere e via dicendo, e ci siamo trovati, insomma, i cartelli che erano stati strappati e, insomma, tirati dal pannello in legno e poi pure strappati, insomma, un atto che potrebbe risultare così, magari a primo acchito, così unico, ok, diciamo così, in questo senso qua, isolato, degli ubriachi sono venuti, l'hanno tirato, però, insomma, questo si è ripetuto anche oggi. E a distanza di tempo, visto che da allora non abbiamo promesso più nulla qua. Ieri sono venuto io personalmente a riaffiggere le stesse cose che avevo affisso l'anno scorso, mettendo in più dei volantini inerenti a un'escursione che si faremo il 28 aprile, che partirà proprio come punto di riferimento qua dalla Gurna, certo. Li trovo qua. Certo. E stamattina, insomma, il signore che si occupa qua della pulizia intorno la vasca qua della Gurna mi segnalava, vedi che l'hanno tirata, le hanno strappate e l'hanno perfino buttata nella spazzatura. Allora, diciamo che quando un episodio del genere accade per la seconda volta dispiace, perché capisci veramente che non è fatto in maniera accidentale, ma è fatto in maniera dolosa, sì, proprio voluta. Poi il fatto, insomma, di tirarli, strapparli e buttarli, mettersi d'impegno. Sì, sì, è come se ci fosse uno che qua frequenta, insomma, assolutamente la Gurna, e che, insomma, da un giorno all'altro vede i cambiamenti, vede che c'è di nuovo la piccola installazione che avevamo fatto e la prende e la strappa, insomma. Non c'è nulla di male, come dire, nel cercare di valorizzare la zona, dicevamo, però è strana questa situazione. Noi non vogliamo sapere chi è stato, però ci augureremmo che cosa? Che questi fatti non accadessero, ci fosse magari un maggior controllo da parte anche delle forze dell'ordine, magari da chi è anche della zona. Sarebbe bello che qualcuno della zona segnalasse queste cose a noi, ai media, anche su Facebook, facesse delle foto. Se vede qualcuno che strappa dei cartelli che descrivono il territorio e descrivono addirittura le bellezze di questa zona, ma perché toglierli? Poi, ripeto, c'è un'associazione che se ne occupa da tempo, vuole semplicemente portare un'attenzione positiva su questa zona per cercare di valorizzarla e rilanciarla, perché meritano le Terme di Caronte, come tutta la piana di San Biase e di Lamezia, di essere valorizzata. Quindi diamoci da fare, cerchiamo di essere l'uno il sostegno dell'altro e non cercare di lasciare l'abbandono, più abbandono che c'è. Io ringrazio Luigi Serafino Gallo, non so se vuole dire qualcos'altro. No, guardi, io aggiungere nulla, dispiacciono quando succedono queste cose, soprattutto in un momento in cui Lamezia poi insomma si trova priva del sindaco e comunque sembra anche da una lontana gestione dell'amministrazione comunale. Comunque, insomma, noi l'anno scorso avevamo messo parecchi cartelli, perché l'abbiamo messo anche in inglese e in tedesco, affinché i turisti che vengono da tutto il mondo quasi, che vengono qua, possano leggere e sapere la storia di questo luogo che interessava tutti. Che poi, insomma, è anche un rimando per azioni precedenti che mi sono personalmente successi come Presidente dell'Associazione Santi 40. Oggi siamo qua a parlare non perché è successo per la seconda volta che mi hanno strappato i cartelli, ma anche perché noi, per queste attività che facciamo,
negli anni scorsi abbiamo ricevuto anche minacce, io personalmente ho ricevuto dei proiettili a casa, ho denunciato e tutto il resto, quindi sembra veramente che di vivere, non nel Medioevo, no, che forse nel Medioevo queste cose non si facevano, di vivere nella preistoria, quando ancora erano gli istinti animali a dominare l'uomo, tutto qua. Bene, io spero che queste cose non accadano più, ma anzi magari ci siano persone che vogliano interessarsi molto di più della zona e che magari partecipino proprio alle attività di tutela dell'associazione Santi 40 Martiri o di qualunque altra associazione decida di prendersi carico gratuitamente e mettendo il proprio tempo nella valorizzazione di un luogo che invece forse spetterebbe proprio alle istituzioni. Grazie ancora, Riccardo e Cristiano, Liberi TV, Caronte.